L'epidemia ci insegna a non ripetere le stesse abitudini, ma ad entrare in un cammino nuovo. È la riflessione del parroco di Portofino nella messa in onore di San Giorgio. Ad un atteggiamento di tristezza e di resa, spiega, possiamo rispondere con la fede. Così, come i discepoli di Emmaus, anche noi potremmo riordinare sentimenti ed emozioni alla luce della fiducia e dell'equilibrio. A questa essenzialità che stiamo vivendo, così estrema, il gesto senza tempo di San Giorgio, che lotta contro il drago, cioè contro l'oscurità informe, spicca come un frammento di ispirazione, degno di illuminare la vita per sempre. Al nostro presente, sacrificato dalla pandemia, quella lotta è diventata un simbolo sofferto eppure vincente. Don Alessandro Giosso ricorda una poesia di Salvatore Quasimodo al padre e si sofferma sul verso Oscuramente forte è la vita. Il poeta traduce per noi il lascito della saggezza paterna nella forma della resilienza, ovvero l'intuizione che la vita rechi il sigillo di uno slancio e di una resistenza tali su cui contare per affrontare le prove. La messa doveva essere celebrata dal vescovo, ma alcune nuove circostanze, il richiamo di molti, ha scritto in un messaggio inviato ai portofinesi, alla fine mi hanno dissuaso. Siamo ancora nella fase 1 e sono stato richiamato alla necessità di tutelare la mia salute, essendo tra le persone a rischio. Poi l'invito a seguire l'esempio di San Giorgio. La vittoria viene dal riconoscere il male e nell'affrontarlo a viso aperto. Abbiamo dunque gli strumenti della difesa, le vere armi del combattimento e in particolare la speranza della salvezza.